tema è che negli ospedali da un po' di tempo accadono fatti gravi, soprattutto nei pronti soccorsi. Poi dai pronti soccorsi si passa facilmente alle sale dove ci sono gli ammalati. Ora, è evidente che non si può andare avanti in questa maniera, perché c'è dall'ospedale Sacco al Niguarda, nei grandi ospedali milanesi, c'è un problema di tutta evidenza con i polmoni. Molti si fanno ricoverare, soprattutto homeless, crociar, immigrati clandestini, si fanno ricoverare in codice verde la sera ed escono poi la mattina. E durante la notte accadono fatti in alcuni casi di una certa gravità, infermieri che vengono picchiati, ammalati che vengono derubati, come ha detto il questore. Quindi c'è una situazione che deve essere messa a regime. L'incontro di oggi, che è uno dei primi in Italia, credo, di questo genere, tra le forze dell'ordine, i commissariati, i vicequestori e il personale, i direttori generali dei grandi ospedali pubblici e privati, testimonia una situazione di emergenza alla quale la Regione Lombardia è pronta a porre rimedio insieme, soprattutto con le forze dell'ordine e con i questori. Lei ha lanciato anche delle idee. Io ho alcune idee, le ho dette infatti Oggi, perché qui poi non è che si può dire qui c'è il problema e poi andare. Primi rimedi: varchi elettronici agli ingressi degli ospedali, in modo tale che si individua chi c'ha addosso qualcosa che non deve avere quando uno va nei pronti soccorsi. Colonnine sono poste in molte realtà. Io sono qui di fronte alla stazione, qui c'erano le colonnine SOS. Queste colonnine SOS sono quelle che sono in collegamento con la centrale operativa unica, in modo tale che dialoghi. Se un infermiere è in condizione di aggressione, schiaccia un bottone, non deve prendere il telefonino, fare il numero, schiaccia il bottone e parla con l'operatore della centrale operativa di Benefratelli. Quindi anche questo. Poi non si può lasciare i pronti soccorsi solo col personale che c'è adesso, perché mentre quel personale dà un'informazione a un cittadino, dall'altra parte magari c'è il furfante che sta rubando il portafoglio, sta facendo un'azione delinquenziale. Allora lì bisogna mettere personale, o i city angels, o poliziotti in pensione, o carabinieri in congedo, cioè gente che ha una certa esperienza, perché lì non è che c'è da fare granché, c'è da bloccare immediatamente il delinquente che, mentre il personale ospedaliero sta dando indicazioni, si trova uno, e allora ecco cos'è, guardie giurate. Io credo molto di più nell'esperienza. Poliziotti in pensione, carabinieri in congedo, dopo 40 anni sanno come si deve affrontare un delinquente che poi, insomma, non è Al Capone.